Lunedì sera, amici di 8 Channel, buonasera. 8 gol come ogni lunedì, dopo il pari importante e prezioso del Benevento alla Spezia, con lo Spezia di Italiano, col primo gol di Gajić in Serie A, ma soprattutto con la buona notizia, perché è bello aprire così, pace fatta tra Schiattarella e Insigne. Schiattarella ha postato anche l'immagine, eccolo qua, dopo la pioggia, e alla Spezia pioveva, c'è sempre il sole. Bravi, bravi, bravi Schiattarella e Insigne. Ne parleremo a lungo con un gran parterre, ci collegheremo col direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Buonasera ad Andrea Costinelli. Ciao Walter, buonasera. Bentrovato e bentornato. E parleremo ovviamente della classifica, del Benevento, di un segnale molto importante dato dalla società. In una partita sicuramente delicata scende in campo il presidente Vigorito e, nonostante la posta in palio alta, le regole si rispettano, quindi non partono Schiattarella e Insigne. Buonasera a Luigi Trusio. Buonasera Walter. Ben trovato anche grazie. A te. Oggi è un giorno importante, la festa delle donne, l'8 marzo, la Nostra Signora. Sonia Lantella, buonasera. Buonasera Walter. Ovviamente grazie. Il Benevento ha augurato buona festa di donne a tutte le tifose, noi l'auguriamo a te e a tutte le tifose giallorosse in questo giorno speciale. Eh sì, è vero, è vero. Festa delle donne dovrebbe esserlo sempre, però ogni insomma, giorno. Ogni giorno, vabbè, insomma, ci facciamo valere comunque. È tornato a trovarcene, sono contentissimo. Ghigo Gori, buonasera Ghigo. Buonasera Walter, buonasera. È tornato il sereno, pace fatta, sono cose che accadono in tutte le famiglie, in tutti i gruppi di lavoro, ovviamente nel calcio, ma sono due ragazzi talmente intelligenti e Schiattarella con questa foto mette a tacere tutte le polemiche, è tornato il sereno. Come giusto. Come giusto che sia, archiviamo questo fatto e basta, non ne parliamo più perché se ne è parlato tanto, si sono dette tante cose. Archiviamo tutto e pensiamo al campionato, che è la cosa più importante. E pensando al campionato, Sonia, il pareggio di La Spezia è un pari molto importante, no? È un pari importantissimo, perché è chiaro che, ottenuto il vantaggio, sai, si poteva sperare anche in qualcosina di più, perché una vittoria avrebbe completamente rilanciato il Benevento. Il pareggio, diciamo che fa respirare, però rinvia quella che è l'esigenza comunque di tornare ad ottenere il bottino pieno. Ma per come, diciamo, il Benevento è arrivato alla sfida di La Spezia, dopo due sconfitte consecutive, una prova deludente contro il Verona e delle assenze importanti, al di là, ecco, sicuramente della mancanza di Schiattarella, che sappiamo benissimo che è un giocatore fondamentale per questa squadra, Roberto Insigne stessa cosa, insomma è un giocatore, è una pedina fondamentale, non ci dimentichiamo anche l'assenza di De Paoli per infortunio e di Letizia, che ha voluto seguire il gruppo in un momento non facile per dare il supporto morale, perché ecco, il Benevento Calcio è anche questo. È stato giusto parlare di ciò che è accaduto tra Schiattarella e Insigne, ma va anche sottolineata l'altra faccia della medaglia, Letizia, che decide di partire con il gruppo per dare il proprio supporto. Un'assenza però sul campo importante, non ce lo dimentichiamo, Inzaghi è stato costretto al cambio del modulo nonostante non fosse propriamente convinto, l'ha fatto esclusivamente per le assenze, e questo va sottolineato rispetto comunque alla squadra di Italiano, che aveva comunque, a parte il portiere che sappiamo benissimo fermato dal Covid, comunque aveva, c'è un altro positivo panchina, è oggi allo Spezia al Covid, aveva una panchina comunque lunga. Beh, se andiamo ad analizzare tutti questi aspetti, il punto sicuramente è prezioso. È un punto prezioso, ha ragione Sonia. Il Benevento non vince dal 6 gennaio a Cagliari, il giorno della Befana. Andrea, frutto a tuo avviso di cosa, prima di andare ad analizzare tutto quello che è successo sabato, perché il Benevento non riesce a vincere? Perché è un periodo, perché un campionato di calcio in qualunque categoria passa attraverso grandi soddisfazioni, filotti di risultati importanti e poi un momento di calo, ma non solo il Benevento. Noi ci dobbiamo ricordare che comunque è sempre Serie A, quindi non c'è una squadra, Materasso, che dici tu puoi vincere sempre per forza. E poi può essere anche che, come credo, che in un periodo di un mese, per ipotesi, magari i giocatori più rappresentativi hanno avuto un calo di forma insieme, quindi ci può stare, assolutamente sì, assolutamente sì. Luigi, tu come lo interpreti questo pari La Spezia di sabato? Perché io ritengo che sia un pareggio molto pesante, considerando anche per esempio il KO del Torino a Crotone
E comunque il pareggio del CAI, hanno pareggiato tutti e c'è una giornata in meno. Stavo per dirlo io, vedo anche la grafica che è più o meno racchiude il mio pensiero. Bicchiere sicuramente mezzo pieno, sia per il punto sia per le condizioni in cui si era arrivati a questa partita dopo una settimana abbastanza tormentata. Comunque il Benevento aveva fatto due sconfitte, aveva assenze importanti, aveva anche diciamo il peso un po' di questa discussione che era un po' degenerata tra le giocatori. Scintille. Ecco, e quindi non si portava un carico molto leggero dietro e quindi questo pareggio secondo me va preso come il bicchiere mezzo pieno, però va anche un po' detto che dopo un buon primo tempo il Benevento nella ripresa è stato rinunciatario. E noi l'analizziamo perché ha ragione Crucio, primo tempo è importante. Tutta, bisogna dire che al di là del fatto che il punto è importante, che muove la classifica, che fa morale, che dimostra anche di essersela giocata quasi alla pari con una squadra che è in salute e che è un'ottima squadra, dobbiamo dire, ricordiamolo, signora squadra. Ricordiamolo. Non è che abbiamo giocato contro la squadra Materasso, anche se credo che in Serie A non ce ne siano, anche il Crotone ha dimostrato battendo il Torino che è ancora tutto da scrivere il finale di questa stagione, per cui io diciamo da questo punto di vista sono contento, sono però un po' preoccupato per la fase offensiva del Benevento che da quattro partite purtroppo non è più quella di prima, e questo credo che sia un argomento che vada un attimino approfondito. Assolutamente, ma abbiamo tempo. Non voglio anticipare. Poi c'è il primo gol di Gajić, c'è Inter-Atalanta in tempo reale con l'Inter che prova ad allungare ancora sul Milan dopo che il Milan ieri ha vinto a Verona. Inter 0 Atalanta 0. Ghigo, prima di rivivere il match, bicchiere mezzo pieno, lo condividi? Sì, punto importante per il morale, per la classifica. Per smuovere la classifica e, come è già stato detto, dopo tutto quello che è successo ci ha ridato il sorriso. Aveva lasciato un po' il segno quel KO col Verona, anche per come era maturato, sì, per l'infortunio di Letizia. Quando si perde... Il tempo che diceva lui era meno brillante. E perché da questi momenti si esce un po' piano piano, non è che si esce con una partita che stravince 5-0 a Spezia, sei in vantaggio, ti viene un po' il braccino, oddio ci risiamo, piano piano, un po' di sofferenza ci sta sempre, no? Però scusami, il Benevento è lì. No, sicuro, mister. Che va detto Inzaghi a fine partita? No, era contento? Il mister. Sì, era contento. È giusto che sia così. Dobbiamo avere entusiasmo, perché dobbiamo entrare nell'ottica che il girone di ritorno è tutta un'altra cosa rispetto a quello dell'andata. Prima di vedere il film della partita, in un minuto e mezzo con Franco Santo, però oggi è 8 marzo, io ricordavo con Sonia, è la festa della donna. Passato un anno, l'anno scorso era domenica, Benevento Pescara a porte chiuse, e Sonia tu eri allo stadio, Pescara che viene con le mascherine, poi si viene a sapere che molti tesserati del Pescara avevano la febbre, il giorno dopo proprio qui, ricorderai, la conferenza di Conte in diretta che annunciava l'Italia va in lockdown. È passato un anno, è stato un anno molto difficile, Sonia. L'inizio di un incubo che a noi non è terminato, perché insomma siamo chiamati ancora a dure prove, campagna di nuovo zona rossa, ma in verità insomma stentiamo a vedere la luce, si parla di vaccini, ce l'auguriamo, però effettivamente non siamo usciti da questa pandemia, evidentemente insomma ci vorrà un po' più di tempo, però ecco dobbiamo continuare soprattutto come italiani a tenere duro, tanto siamo anche un po' abituati, no? Alle sofferenze, a rialzarci. Sarà comunque un'altra annata difficile, però ecco bisogna comunque rispettare le regole, fare molta attenzione ed aspettare insomma che il nuovo governo, ma un po' questo è un problema non solo nazionale, assolutamente. Si riesca quanto prima a porre rimedio attraverso i vaccini e anche cure, perché anche quelle servono un po' più mirate e appropriate. Pari e rimpianti sotto la pioggia. Andrea Agostinelli, è corretto avere dei rimpianti considerando che comunque, per come diceva Trusio, sì, la ripresa a Benevento cala, però a 20 minuti alla fine era avanti 1-0. Ma premesso che i rimpianti quando va in vantaggio e tira ci sono sempre, questo dobbiamo solo pensare a questo, ma i rimpianti, io credo che in questo periodo un po' più di difficoltà, normale, ribadisco ancora una volta, normale del Benevento come qualsiasi squadra, se ti avessero detto pareggiamo a Spezia, che sappiamo una squadra
buona, comunque propositiva, che ti può mettere in grave difficoltà, ci stava. Solo che quando va in vantaggio te ti resta la mano in bocca, perché dici qui c'è da fare bottino pieno. Le solite cose. Devo dire che ribadisco il concetto che comunque non si esce da un periodo dove alcuni giocatori hanno perso l'autostima, c'è un po' più di paura perché è normale. Non si esce subito con la grande prestazione e il 3-0, si esce con questo punto che ti ridà ancora autostima, pronto per la prossima partita. Tra l'altro devo dire che il Benevento in tutti i momenti difficili, poi in cui era chiamato a una reazione, ha sempre reagito. Domenica c'è al Vigorito, sabato al Vigorito la Fiorentina, ricorderete, Benevento era crollato in casa con lo Spezia, andò a vincere a Firenze. Sonia, dal punto di vista caratteriale è una squadra che, insomma, voglio dire, reagisce sempre, no? Beh, sotto l'aspetto caratteriale non si può dire nulla a questo Benevento targato Inzaghi, nel senso che l'ha dimostrato sia nel campionato di B e si è riconfermata in questo campionato difficilissimo nel girone di andata, dove effettivamente ci sono state delle difficoltà e la squadra ha saputo tirar fuori quella personalità che poi effettivamente si evince soprattutto in quei 3-4 calciatori più di carisma e di esperienza. Però effettivamente in questo momento secondo me non basta soltanto la personalità, che per carità va a braccetto con una maggiore convinzione nella fase propositiva. È un Benevento che nelle ultime prestazioni ha pensato soprattutto a difendersi. Diciamo che secondo me c'è stato, sai che cosa c'è stato? C'è stato un evoluzione e poi dopo un po' una piccola involuzione. Il Benevento era partito pensando molto alla fase propositiva, ma subendo tantissimi gol. Troppi, Sonia, lo dicemmo dall'inizio. Poi ad un certo punto ha trovato un equilibrio perfetto che le ha permesso di vincere ad Udine, ma anche a Cagliari, di ottenere comunque risultati importanti. Ad un certo punto ha pensato anche bene che il punto potesse comunque far muovere la classifica, lo ha fatto con squadre come Juve, Lazio, Roma, però secondo me ad un certo punto ha perso quella vivacità, perché gioco forza, poi se pensi molto a difendersi perdi qualcosina in avanti, e secondo me adesso dovrà fare un ulteriore step e ritrovare quell'equilibrio che l'ha permesso di vincere partite importanti, perché non ce lo dimentichiamo che il Benevento avrà molti scontri diretti in casa e sinceramente insomma dovrà approfittarne per una salvezza anche un po' più tranquilla, per quello che ha fatto sperare il girone di andata. Vediamolo, il cammino fino a fine stagione, due partite a marzo, ovviamente sabato c'è la Fiorentina al Vigorito, poi trasferta con la Juventus, ad aprile ben tre gare interne con Parma, Sassuolo e Udinese, due trasferte consecutive Lazio e Genoa, e poi maggio, che è solitamente il mese della verità, Milan, Cagliari al Vigorito, Atalanta, Crotone al Vigorito, Torino. Ghigo, forse, diciamo, Sonia prima ha fatto un riferimento, il girone d'andata era a te decimi, chi non sa di calcio si poteva illudere che il Benevento potesse andare in Europa League. Benevento è una neopromossa e quindi sta facendo il campionato, a mio avviso, che deve fare. Forse poteva avere qualche punto in più, ma insomma è un campionato molto corretto. Con alti e bassi. Io penso che con questa prestazione contro lo Spezia abbiamo ritrovato quell'atteggiamento che abbiamo perso dopo la Roma, perché non dimentichiamoci, contro la Roma 10 contro 11 abbiamo strappato un pareggio clamoroso. Poi Napoli e Verona c'è stata un'involuzione a livello di atteggiamento. Un passo indietro, noi abbiamo titolato dopo Napoli un passo indietro. È corretto che sia stato fatto un passo indietro? Sì, sì, ti ripeto, sull'aspetto tecnico-tattico non voglio entrarci perché non sono bravo. Però a livello di atteggiamento sì, c'è stata un'involuzione nelle ultime due partite. Ora penso che l'abbiamo ritrovata e dobbiamo essere consapevoli che ce la possiamo giocare tranquillamente. Mercoledì naturalmente, a proposito, non può piovere per sempre, abbiamo giocato molto sulla pioggia e la Spezia. Luigi, riavvolgo un attimo il nastro e vado a mercoledì, no? Mercoledì col Verona forse ha inciso molto anche quell'infortunio di Letizia, perché con Letizia in campo era un Benevento con Foulon, ma assolutamente non gettiamo la croce su Foulon, era un altro Benevento.
sicuramente sarebbe stato un altro Benevento, non a caso, come dire, questa crisi tra virgolette di risultati, se così la vogliamo definire, del Benevento, che nelle ultime 10 partite è riuscito a collezionare soltanto 5 punti, è anche un po' figlia, lo dicono i numeri, dell'assenza di Letizia. Letizia si fa male nella partita col Milan e la sua assenza secondo me ha pesato oltre il dovuto, cioè era un giocatore che era riuscito a raggiungere un livello tecnico-tattico assolutamente era di grande qualità era e soprattutto era un giocatore che quest'anno 3 gol fatti, quasi un attaccante aggiunto, ha imparato anche a fare bene le diagonali difensive, cioè un giocatore che è cresciuto molto l'anno scorso con Inzaghi in Serie B sul piano della copertura, del contenimento, che era un po' il suo tendine d'Achille. Oggi ci ritroviamo un giocatore completo che sta facendo parlare di sé anche le cronache e che è venuto meno forse nella fase cruciale del campionato. È chiaro che il Benevento ha accusato il colpo, però è anche vero che un giocatore non può da solo condizionare un intero impianto di squadra, e quindi col Verona è una partita che, a parte la perdita di Letizia, insomma, è nata male, è finita peggio. Sono quelle partite con diamo un po' anche come merito alla squadra di Juric, però un po' come quello della Spezia all'andata, laddove il Benevento credo che quando trova delle squadre un po' più organizzate tatticamente vada un pochino in difficoltà. Il Benevento è una squadra che, se la metti sul piano prestazionale, dell'ardore, della convinzione, ecco, della grinta, della voglia, riesce a tenere testa a tutti. E devo dire la verità, ci capita di rado. E sai perché, Walter? Perché in questo campionato di Serie A sono poche le squadre che giocano a calcio. Lo Spezia è uno di questi, il Verona è uno di questi, ma se togli il Sassuolo e qualche altra non ce ne sono, neppure le big. Però c'è da dire anche una cosa, che ci sono alcune partite nel corso delle quali gli episodi contano anche di più rispetto ad altre. Questo per dire che è evidente che quegli episodi contro la squadra di Juric hanno determinato anche una maggiore forse su tutti proprio l'infortunio di Letizia. In quel momento, ma sai che cos'è? Allora, in quel momento hai ragione, Luigi. Allora, in quel momento la squadra aveva bisogno, col passare dei minuti, di acquisire certezze, perché comunque veniva da una sconfitta cosciente col Napoli, un po' inaspettata per quelle che erano le condizioni del Napoli, ma anche per come era maturata. Quando poi ci sta l'infortunio di un calciatore che esce in lacrime, e comunque la squadra lo sa che sta per perdere nuovamente un calciatore importante, ci sono degli errori di un calciatore che forse in quel momento mentalmente non aveva nemmeno la tranquillità, al di là di quelle che possono essere le lacune difensive, giochi contro una squadra in salute, il Verona, diventa più difficile riprendere la partita, diventa però difficile affrontare il Verona. Ci sono partite però è anche vero che se non fai neanche un tiro in porta qualche domanda te la devi porre. Ma io lo sto dicendo, però no, attenzione. Al di là degli errori dei singoli, non a caso ieri, poi problemi, sabato gioca Gaic titolare. Quando? Sabato parte con Gaic dal primo minuto, che secondo me è un segnale. Andrea, a proposito di quello che diceva Sonia, no? Partita difficile, il Benevento perde, si fa male Letizia. Che segnale, anche se Ghigo ha detto non ne parliamo più, io invece ne voglio parlare in chiave positiva. Che segnale è un presidente che scende in campo e dice c'è stato questo litigio, queste scintille, schiattarelle, Insigne non partono. Laddove devi andare a affrontare lo Spezia? Io credo che sia un segnale enorme di una forza della società e del rispetto delle regole. Ma è un segnale che dimostra il bene di questa società oramai da quando è venuto Vigorito, perché le regole, se ci sono, bisogna rispettarle. Quindi, come ha fatto col Papu Gomez l'Atalanta, così ha fatto benissimo il presidente, addirittura non passando attraverso l'allenatore, va bene. No, mister, dove facciamo questo parole? No. Il Papu Gomez è stato mandato via. No, però la società è scesa in campo. Io volevo dire, il provvedimento della società, certo, mi scherzavo, che è esemplare. È l'atto finale. Luigi, partita importante, non hai Letizia, cioè tu puoi anche fare buon viso a cattivo gioco, però no, Vigorito è sceso in campo e ha detto, non vengono, punto. Posso dire una cosa? Pugno di ferro. Inflessibili, dai anche l'esempio. Guarda, è un grande segnale, guarda, un grande grandissimo segnale. È come quando l'allenatore deve lasciare a casa un giocatore perché non si è comportato bene, anche se questo è un giocatore di alto livello. Prendi nella squadra, la squadra capisce. Invece il contrario, ipoteticamente succede che il presidente o l'allenatore non lasciano a casa questi due giocatori,
Qualcuno può pensare perché questi due giocatori che sono titolari, domanda perfetto, di poter fare o avere atteggiamenti. Poi è un Sonia, grandissimo, non solo il, grandissimo, non solo l'esempio, ma io aggiungo, siccome vedevo il prepartita, presidente Vigorito si presenta dinanzi alle telecamere di Sky, spiega cos'è accaduto e ricorda che ci sono delle regole, che al di là del calcio conta la famiglia Benevento. Sonia, ma cioè, mentre molti si vanno a nascondere, chi si va a trincerare dietro al silenzio, Vigorito ci mette la faccia e dice: noi siamo una società, ci sono delle regole, si rispetta. Ma ha detto delle parole bellissime a Sky, insomma, è stato bravissimo a difendere comunque i suoi calciatori, no? Catalogandoli come dei ragazzi. E come chiaramente ogni ragazzo si possono commettere degli errori, però ha voluto anche far capire che il Benevento Calcio come società è fedele alle regole, ma soprattutto ad un'immagine, allo stile, che si è costruito negli anni, passando attraverso la Serie C con grande difficoltà, con grande sacrificio. Però c'è da dire un'altra cosa che io ho potuto vivere. Il presidente la stiamo sera... vedendo anche da 8 pagine, decisione della società, sì, perché a Sky hanno chiesto, l'ha condivisa con Inzaghi, no, è una decisione della società, è stata ancora doppiamente ancora più forte. Sai perché? Perché probabilmente ha voluto deresponsabilizzare l'allenatore, che in un gruppo dove non ci sono tutti contenti poteva dare adito a qualche polemica, capisci? Quindi ha proprio eliminato l'allenatore, e questo è doppiamente Andrea, non ci giriamo intorno. Tu vai alla Spezia a giocarti una partita importante. Se poi tu allenatore te li porti, segnale della società, allora, non vengono. Quando c'è stata la partenza, no, a Napoli col charter per la Spezia, c'era veramente un umore non positivo, perché chiaramente era fresco. Il gruppo era scosso, era caduto. E c'erano già quei timori, no? Che ci sarebbero stati a prescindere ad accompagnare questa trasferta, perché è inevitabile, insomma, mancavano i risultati, la brutta sconfitta col Verona. E c'era un po' di malumore. Il presidente Vigorito, quando la squadra è arrivata in albergo, ha voluto parlare con tutti, ha parlato sia con lo staff tecnico, il presidente, prima, assolutamente, e poi con la squadra. Ha fatto un discorso molto chiaro, un discorso limpido, ma soprattutto di incitamento, e ti posso dire che subito dopo, chiaramente io non ho partecipato, però ti posso dire che subito dopo si è percepito, e penso che Ghigo possa confermarlo, un umore diverso. È così, Ghigo? Sì. È cambiato qualcosa, cioè dall'aeroporto a questa riunione che ha fatto con voi. Sì, ci ha ridato la carica, perché sinceramente è una cosa che un po', sì, ci ha scosso un po', un attimo, però poi con le parole del presidente, che sa trovare sempre le parole giuste, è scattato una c'è cosa. C'è stato lo switch e ha rimesso tutto nei binari. Allora, il pareggio di La Spezia, il gol di Gajić. Tra poco ci colleghiamo con Xavier Iacobelli. Avremo anche una... La condividi la scelta di Inzaghi a un certo punto, dentro Gajić, fuori la Padula? Sì, perché no? Punta per punta, assolutamente sì. Guarda, quando si fanno dei cambi per mantenere un certo tipo di pensiero della partita, vanno sempre bene. A volte invece si può discutere quando si fanno dei cambi o per difendere o per attaccare in un altro modo. Poi Gajić ci ha ripagato alla grandissima. Assolutamente. Diciamo che la Padula aveva anche bisogno di riposare. Ha tirato la carretta da solo, senza avere alternative, perché Mancini è stato quasi 3 mesi fuori. Gajić non c'era nel girone d'andata, non aveva mai un sostituto, ha dovuto giocare sempre titolare. Perché... 3 partite in una settimana lo fai rilassare, e sabato sarà di nuovo in campo. Anche perché l'allenatore oggi... Dici? Valter, sì. Ma anche perché oggi con le rose che ci sono, Valter, è giusto che i giocatori, adesso non dico tutti e 25, ma i giocatori devono avere le loro possibilità. Mi sembra che poi dopo bisogna saperle sfruttare, perché chi entra... lui poi era arrivato a chi gennaio. Gioca poco, fa il doppia fatica. Inzaghi non rinuncia mai ai giocatori di sacrificio in questa squadra. Allora, anche una cosa, aggiungo solo una cosa. Noi abbiamo sempre detto che la Padula fa un grande lavoro sporco di sacrificio, ma soprattutto abbiamo detto che per le caratteristiche che ha in questo
questo modulo nel 4-3-2-1 consente ai due trequartisti, che sono anche un po' due esterni, di inserirsi. Col cambio di modulo, col 3-5-2, quindi una seconda punta, secondo me le caratteristiche di Gajić potevano essere ancora più, diciamo, utili rispetto a quelle di Lapadula. Quindi ne parliamo di Gajić, perché tra poco c'era la copertina, seconda copertina consecutiva per Gajić. Allora, pubblicità, torniamo. Jacobelli, Nicola Amoruso, super ospiti, pubblicità. Ripartiamo, 8 gol, il salotto di 8 Chan del lunedì, con un super parterre, c'è Andrea Agostinelli, c'è il collega del mattino Trusio, Sonia Lantella, che insomma è la padrona di casa, Chico Gori. Ci colleghiamo con la redazione di Tutto Sport, il direttore Xavier Jacobelli. Buonasera direttore. Buonasera ai telespettatori di Tutto Sport. E io ti ringrazio tanto, ti ringrazio tanto. Senti direttore, noi discutevamo, no? E a un certo punto il Benevento era decimo, però se qualcuno aveva fatto voli pindarici, lo scudetto del Benevento è la salvezza. Questo pareggio di La Spezia, che ridà anche serenità, è un pareggio molto importante? Direi un pareggio che conferma come il Benevento abbia ritrovato la piena consapevolezza di che cosa significhi raggiungere la salvezza in questo campionato molto anomalo, senza precedenti per via della pandemia e di tutti gli ostacoli che ha disseminato sul cammino di tutte le squadre, di quelle che si battono per il titolo, per la Champions League, per andare in Europa e per salvarsi. Ed è un Benevento, a mio avviso, che dopo la comprensibile euforia legata ad uno splendido girone d'andata ha inanellato una serie di risultati negativi che lo hanno riportato con i piedi per terra. Rammento la dichiarazione di Inzaghi nel momento di massimo splendore della sua squadra nella prima fase del campionato, quando diceva: non illudiamoci, quota 40 è lontana, non dobbiamo assolutamente pensare che il nostro compito, cioè il nostro traguardo, sia già stato raggiunto. E ora, passo dopo passo, a mio avviso il Benevento sta ritrovando la sua compattezza, la sua solidità, e ritengo che le partite che si stagliano all'orizzonte, a cominciare da quello che sarà un altro spareggio salvezza in programma con la Fiorentina nel prossimo turno di campionato, già da allora io credo che il Benevento abbia la possibilità di conquistare 3 punti importanti, stante anche la delicata situazione che vive la formazione viola. Non solo, direttore, poi ne parleremo a lungo perché ci collegheremo con Firenze, con Enzo Bucchioni. Addirittura ieri si vociferava, dopo il pari con il Parma, di un possibile nuovo avvicendamento in panchina. Direttore, ma poi la realtà è che la Serie A, e tu ce lo puoi testimoniare forse meglio di tutti, e quest'anno è tutto anomalo. Il Torino ieri ha perso a Crotone, il Torino ha 20 punti, sì, c'ha 2 partite da recuperare, ma è in una situazione drammatica. Ma il Torino sta pagando a caro prezzo il Covid, sono stati 15 tra giocatori, tesserati e membri dello staff societario, i Granata, che sono risultati positivi nell'arco degli ultimi 10 giorni ai controlli anti-Covid. Quindi è evidente che, per quanto assodata fosse la buona volontà dei giocatori mandati in campo a Crotone, vorrei rammentare che per una settimana la squadra non si era allenata. Ma d'altra parte queste sono problematiche che hanno assillato e assillano, e temo assilleranno ancora tutti gli allenatori della Serie A, perché questo è un campionato anomalo. È per questo motivo che in questo momento, a mio avviso, il Benevento deve avere la forza, e penso che la troverà, di conquistare punti importanti nelle partite con le dirette concorrenti per la salvezza. E ritengo che il carattere, la determinazione e anche il gioco della formazione sannita aiuterà sicuramente Filippo Inzaghi. In corso c'è Inter-Atalanta, 0-0 finito il primo tempo. Sonia Lantella aveva una domanda per il direttore. Sonia? Sì, assolutamente sì. Beh, più che altro condivido chiaramente, no? Quello che ha detto, perché insomma spesso lo ripetiamo anche noi. Però ecco, queste difficoltà secondo lei dipendono soprattutto dalle assenze, perché in effetti insomma Inzaghi spesso ha dovuto ridisegnare soprattutto la linea difensiva, ma spesso è venuto a mancare qualcosa anche a centrocampo, oppure è un Benevento che ha bisogno di una vittoria, che ricordiamolo manca dalla trasferta di Cagliari, per riavere maggiori certezze anche nella fase propositiva, perché era un Benevento nel girone di andata che piaceva anche per il tipo di gioco e un po' qualcosina nelle ultime partite l'ha persa. Ma guardi, lei ha detto bene, sottolineando
il peso delle assenze, che è un peso a volte gravoso da sopportare per tutte le squadre, in particolare per formazioni come il Benevento, che nella prima fase del torneo aveva trovato una precisa inquadratura di gioco e, come lei ha sottolineato, aveva espresso ai livelli migliori le sue potenzialità. Ora è chiaro che una vittoria nel prossimo turno di campionato, peraltro contro una diretta concorrente nella rincorsa alla salvezza, dal punto di vista psicologico avrebbe sicuramente effetti corroboranti per una squadra che comunque, da osservatore esterno, dà la sensazione di essere molto unita al suo interno. E io ho apprezzato molto anche l'intervento della società, in particolare del presidente Vigorito, in occasione della querela che ha opposto due giocatori che evidentemente hanno compreso, a giudicare anche dalla rapacificazione di cui le cronache hanno dato conto oggi, come questi episodi possano succedere, possano essere anche stati causati dall'adrenalina, dall'intensità agonistica, dalla voglia di fare, in alcuni casi di strafare. Però il Benevento è una grande fortuna, è retto da una società solida, molto bene organizzata, ognuno sa quale sia il ruolo che deve ricoprire ed è sostenuto, purtroppo non allo stadio Vigorito, ma sappiamo benissimo quale sia la situazione in questo momento degli impianti chiusi al pubblico, però è sostenuto sempre da una tifoseria molto appassionata, molto civile, e io credo che questo debba essere un aspetto che sia e venga sottolineato sempre, e quindi secondo me ci sono tutte le componenti per riuscire a tagliare il traguardo che il club si prefigge di raggiungere al termine della stagione. Allora, è una puntata bellissima, abbiamo Xavier Iacobelli, ci raggiunge anche, collegato via Skype, Nicola Amoruso. Buon pomeriggio Nick, come stai? Ciao Walter, buonasera a tutti, saluto tutti, bene, grazie. In studio con me Andrea Costinelli, Luigi Trusio, sono in Antella, e Ghigo Gori, portiere Nick Piedecaldo. Grande Nicola Amoruso. Senti Nicola, Benevento che è in linea con quelli che sono i programmi, 26 punti, cioè voglio dire, il Benevento sta facendo ciò che deve fare. Poi tu ne hai passate tante, ne hai viste tante, dalla Juve in cui eri in una squadra di vertice a stagioni dove dovevi salvarti. Ritengo che il Benevento stia facendo un campionato molto corretto. Sì, hai detto bene Walter, un buon campionato fino a questo momento, naturalmente. Credo che in questo momento, insomma, 10 partite manca la vittoria, quindi è importantissimo cercare questa vittoria per ridare un po' coraggio, no? Per riprendere fiducia. Io conosco molto bene, insomma, sia Pippo Inzaghi, che mi sembra un allenatore sempre più maturo, e anche insomma Pasquale Foggia, che ha contribuito notevolmente alla crescita di questa società, però sì, sono convinto insomma che gli infortuni facciano la differenza in una squadra come il Benevento, che deve insomma far fronte ad assenze importanti. Poi ecco, si aggiunge anche quella querella, come diceva prima il direttore, tra Inzaghi e Scattarella, che naturalmente in questo momento c'è bisogno d'altro, però ripeto, credo sia stato un campionato all'altezza, e questi 6 punti, no, di distacco dalla terzultima devono essere un tesoretto, e quindi sperando che possa recuperare una formazione sempre più completa, se la giocherà fino alla fine ad armi pari anche con, insomma, con squadre importanti, a partire dalla Fiorentina. Eh sì, che arriverà sabato al Vigorito. A Ghigo Gori, prima il direttore Iacobelli diceva mancano gli spettatori, i tifosi al Vigorito, e mancano da un anno, perché ricordiamo l'8 marzo era la sera, tra l'altro, di Juve-Inter, si giocava Benevento-Pescara. Ghigo, è vero che mancano, ma proiettandoci al futuro, speriamo presto, quando gli stadi torneranno ad essere pieni, secondo te qualche calciatore, voi calciatori, potreste vivere, come dire, una sorta di shock a rivedere lo stadio pieno? Penso di sì, perché la differenza è abissale. Quindi penso che un mezzo shock ci può essere. Direttore Iacobelli, la pensi anche tu così? Ma io penso che tutti i giocatori, tutti gli addetti al lavoro, gli allenatori, ma i tifosi in primis, non vedo l'ora che questo accada, che si riaprano le porte. Sarà difficile, alla luce anche
delle cronache odierne sulla recrudescenza della curva epidemiologica. Però non bisogna smettere assolutamente di disperare. Sappiamo benissimo come tutto sia legato all'evoluzione della campagna di vaccinazione. Abbiamo sotto gli occhi l'esempio inglese. Il governo di Boris Johnson ha già annunciato che l'ultima giornata della Premier League registrerà la riapertura degli stadi nella misura massima di 10.000 spettatori per ogni impianto. Non solo, l'Inghilterra questa è la verità. La sua disponibilità per ospitare l'intera fase finale degli europei. È chiaro che se vengono vaccinati 22 milioni di inglesi, il dato di oggi, la situazione sia nettamente diversa rispetto alla nostra. Però è altrettanto vero, alla luce di quanto lo stesso capo del governo oggi ha preannunciato durante il suo videomessaggio per la festa della donna, che è alle viste un intensivo piano di vaccinazione. Ed è assolutamente chiaro che in Lega i club debbano trovare presto e bene l'intesa sui diritti televisivi e sull'ingresso dei fondi, perché se il presidente della Lega Dalpino ha quantificato con un calcolo per difetto in 700 milioni di euro i danni accusati dal sistema calcio professionistico italiano nel 2020, è evidente che perdurando questa situazione c'è più che mai bisogno dei diritti televisivi e anche dell'eventuale apporto dei fondi. Io voglio ringraziare il direttore di Tutto Sport, ti lasciamo seguire il secondo tempo di Inter-Atalanta, so che per te è una serata lunghissima perché poi subito dopo c'hai da chiudere le pagine, poi c'hai Tiki Taka col mio amico Chiambretti. Grazie direttore, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata da Tutto Sport. Buona serata. Nicola Moruso, quando uno come Pippo Inzaghi decide di puntare all'improvviso su Gaich alla Spezia dal primo minuto e Gaich fa gol, lui da allenatore si convince che adesso bisogna insistere a tuo avviso su Gaich? Ma sai, stiamo parlando, Walter, di un giocatore che ha tutte le qualità per esplodere, un giocatore che è esordito già nella nazionale maggiore nel 2019 contro il Messico, quindi stiamo parlando di uno che colpi li ha. Si muove bene da attaccante, a fisico, è 1,94 per insomma 94 kg, insomma in aria è uno, un attaccante di quelli che fa male e sa farsi rispettare, in più insomma è un giocatore che sa giocare insomma con la squadra, quindi credo che al Benevento sia mancato questo tipo di giocatore, un giocatore che deve finalizzare, perché comunque è una squadra che crea tanto. 26 gol sono pochi e credo si possa migliorare. Questo è un giocatore importante, quindi è stata una genialata di Pasquale Foggia che ha approfittato di questa occasione di mercato e quindi insomma, un giocatore importante questo. Sono convinto. Scusami, guardate che bella, possiamo fare un fermo immagine Orlando? Perché ha detto è stata una genialata di Foggia. Ma che bello è, Andrea, vedere Pasquale Foggia che corre dalla panchina e va a abbracciare proprio Gaich, cioè lui ci ha puntato, lo ha voluto, lo ha portato. Io credo che sia, eccolo qua, queste sono le cose belle del calcio. Io credo che Pasquale sia andato perché sapeva anche del momento un po' così difficile, il gol della sua squadra, ovviamente doppiamente perché gli ha fatto gol una sua creatura, perché l'ha portato lui e nessuno sapeva niente, in grande silenzio poi, no? Perché, ci ha depistato, esatto, ci ha detto quindi... che prendevano Pinamonti, forse lasagna, ma non stiamo guardando a Cutrone, ma non stiamo attenzionando Zaza, e poi colpo del fuoriclasse. Sì, assolutamente, questo è giusto, però ripeto, sono convinto che partito, se avesse fatto gol un altro sarebbe partito uguale, perché al momento è quello che c'era un po' di... Ghigo è così, ha ragione Andrea, partiva uguale? O qui è partito per abbracciare proprio Gaich? No, secondo me è partito per abbracciare Gaich. Io credo sia proprio un bel segnale. Secondo me, sì, è la sua scommessa, diciamo, dai. È la sua scommessa, quindi è stato più un abbraccio liberatorio. Liberatorio, Trusio, anche perché tra poco parliamo diffusamente di Gaich. La responsabilità è che sta fuori la Padula, dentro Gaich, prima volta a titolare, dopo l'esordio al Maradona, e ti fa gol. Ma è evidente che è stato come una sorta di apoteosi di quello che era stato un lavoro anche di indagine fatta su un calciatore che è stato seguito a lungo. E quindi
la rete di osservatori che è Foggia, che è una rete molto particolare, diciamo, interna, che poi non si affida a determinati sistemi digitali o altre cose, ma insomma ha delle piccole come dire, entrature in vari paesi. Studia molto e approfondisce i calciatori e li segue per lunghi mesi fino ad arrivare poi a delle relazioni finali che la dicono lunga sui calciatori. Guarda che bello questo fermo immagine. Sono più funzionali al progetto. Lui tra l'altro vede, ecco, come dire, vede una sua creatura che in quel momento sta facendo gol alla prima vera presenza da titolare ed è una realizzazione, anche perché è come se spalancasse anche un po' le porte a una sorta di riscatto del Benevento sul piano offensivo, perché diciamocelo, lo ribadisco, negli ultimi tempi lì davanti qualcosina non solo, ma poi la realtà qual è? È che prima c'era solo la Padula, questo dico perché Mancini a volte è stato infortunato, adesso Sonia c'è la competitività, c'è la Padula, sa che c'è un Gajić che scalpita. Ma credo che sia stato giusto sottolineare un aspetto, che finalmente c'è un attaccante che ha caratteristiche diverse dalla Padula, perché effettivamente insomma il Benevento diciamo che si è servito di Gianluca Lapadula, ma è stato anche un po' imprigionato dalle caratteristiche di Lapadula. C'era bisogno anche di una variazione in quello che è proprio l'assetto di gioco, e Gajić per caratteristiche è chiaramente perfetto. Ti offre anche un qualcosa di diverso. È perfetto, dico. Secondo me è perfetto. Io credo anche un'altra cosa, secondo me, ma è una mia opinione da persona chiaramente non propriamente di calcio. Io credo che il tempo sia fino ad un certo punto veritiero, nel senso che non bisogna aspettare troppo tempo. Io non credo quando si dice no, però il calciatore è giovane, non conosce il campionato italiano, non conosce la lingua. C'è una sola lingua, il calcio. Se sai giocare a calcio, mica, ha ragione Sonia. Ha ragione, la lingua vale universale per tutti i calciatori, e allora vuol dire che però vale, perché Lozano l'anno scorso al Napoli sembrava il brutto anatroccolo, Luis Alberto, però devi dargli la possibilità. Sentiamo un attimo lì. Che se ti rendi conto che ci sono dei limiti, aspetti, ma con Fulon non è che sia, cioè è stato buttato subito nella mischia. Ho capito, perfetto, hai ragione Nick, ha ragione Sonia o no? Ha ragione Sonny, ma c'è anche da dire che Gajić insomma non è l'ultimo arrivato. L'anno scorso era lì nel mirino del Milan e dell'Inter, poi insomma, era stato scelto come dice Lukaku, poi Antonio Conte preferiva un giocatore di esperienza, quindi non stiamo parlando di un giocatore arrivato dal nulla. Bravo, è vero insomma che ha le qualità questo ragazzo, sì, non ha giocato nel CSK Mosca. E Pasquale Foggia, da intenditore di calcio, l'ha portato via, e quindi stiamo parlando di un giocatore che ha qualità, e comunque è stato così nell'attenzione di grandi club. Nicola, in nazionale ha debuttato con... è una variante da considerare, cioè deve essere una decisione tecnica. Gioca la Padula perché magari sta meglio, perché in quel momento per quel tipo di partita le sue caratteristiche possono essere più utili, però secondo me fare un discorso di dover dar tempo a un calciatore di ambientarsi, secondo me no. Se è un giocatore insomma che è pronto, che c'ha la voglia, che c'ha lo fai giocare se è indispensabile in quella partita. Attaccanti se ne intende, quindi saprà bene cosa succede. Nick, anche tu. Prego Andrea, che poi devo salutare Nicola. Soprattutto Walter, le 5 sostituzioni hanno un po' agevolato sotto questo profilo gli allenatori, cioè gli allenatori possono decidere partita per partita poi le sostituzioni da fare senza avere nessun problema, perché con 3 erano già abbastanza, 5 veramente... Sì, Andrea, ma se ti comincia a segnare come una slot machine, per me Pippo non lo tira più fuori, però no, è una mia percezione. Allora, prima hai fatto una domanda secca, no? Hai detto Gajić va riconfermato, giusto? Sì. Sì, perché non va riconfermato? Per me va riconfermato. Tu lo faresti giocare dal primo minuto? Sì, perché devi sfruttare, io credo, la psicologia di un giocatore l'onda, che è entrato in l'onda, ma senza nulla Nick piede caldo, senza nulla togliere a tutti gli altri, giustamente ha sfruttato l'occasione, va riconfermato. Perché credo? Perché se tu non lo riconfermi dopo che lui alla prima occasione ti ha fatto un gol e ha fatto una buona partita,
il giocatore può perdere, mentre quello che vorrebbe rientrare, diciamo che giustifica il fatto che Gaic possa essere fatto. Sonia, posso svelare un WhatsApp che ti ho mandato prima che facesse gol? Ho condiviso la scelta di Pippo, d'altronde non mi invento nulla. Ho Sonia, se fa gol Inzaghi non lo toglie più. È vero che ti ho scritto così? È vero, confermo. E non appena ha fatto gol, ovviamente le ho mandato il secondo WhatsApp. Che Pippo all'inizio non è che lo ha tenuto fuori per questioni di ambientamento, l'ha tenuto fuori per questioni di condizioni. Beh, doveva mano a mano. Tra quando è arrivato, lui era fermo da un po', quando è arrivato, ha avuto quel problema burocratico e è dovuto tornare in Russia, quindi ha fatto pochi allenamenti. Ma visto da vicino, ha bisogno proprio, un po' di così, mettere benzina nel sangue. C'ha grande fisicità, possente. Sì, sì, ma poi tecnicamente anche forte, molto, molto forte. Non a caso quello chiama il tank, il carro armato. Le qualità le ha, ripeto, deve un attimo entrare nell'ottica di qualche movimento che gli chiede il mister, ci può dare una grossa mano. Se il buongiorno si vede al mattino, faccio una domanda, attacca la profondità, ecco, questo è un movimento che non ha capito. il mister andava di andare in profondità e lui veniva incontro, e invece quello che io fa benissimo detto che lo sapevo. Perciò ti parlo del fatto che potrebbero anche coesistere. Non mi bruciate quella che potrebbe essere la formazione con la Fiorentina. Nicola, prima di salutarti ti faccio vedere un attimo la classifica. È una classifica condizionata ovviamente dal fatto che il Torino ha due partite in meno, ma col KO di ieri a Crotone, la quota salvezza a tuo avviso si abbassa un po' o no? Ma sai, non penso. Il Torino comunque sì, ha due partite in meno, ma è una squadra che è capace di tutto, quindi non bisogna abbassare la guardia, perché la squadra è una squadra forte. Quest'anno purtroppo è un anno particolarmente sfortunato, quindi io credo che, ecco, che il Benevento non debba tanto guardare le altre, ma guardare più a se stesso, ovvero ricercare al più presto, insomma, la formazione titolare tra virgolette, e affrontare con la massima determinazione la partita già contro la Fiorentina. Questo può essere, come ho detto prima, 6 punti possono essere un tesoro importante, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia e bisogna giocare tutte le partite con intelligenza. C'è Andrea che vuole dirti una cosa, poi ti lascio vedere Inter-Atalanta. Più che altro era una considerazione, però vabbè, la giriamo, ne parliamo. Nei momenti difficili si guarda sempre sotto, no? La paura di... Ma ci avete fatto caso che ci sono 5 squadre sopra Benevento a 3 punti? E per andare dall'altra parte bastano 2 vittorie. Ci vuole un attimo. Quindi, allora, il giusto momento è senza fare questo pareggio chissà che cosa, oppure grande crisi, perché il dato importante sono, come aveva detto lui, 10 partite, 5 punti, non è un dato, è un dato pesante, fortunatamente il Benevento l'aveva fatto, ma c'ha tutte le qualità questa squadra come rosa. L'ha già dimostrato. Ma posso dire, ovviamente si deve salvare, ha fatto la sua Coppa dei Campioni. E lo scudetto del Benevento. Ma basta che vinci una partita, non vorrei che vinci una partita, ti trovi come l'Udinese e poi si ricomincia. No, e ti rilassi, no. Io ringrazio Nicola Moruso. Prego Nicola, stavi aggiungendo? No, volevo dire che ora veramente quest'anno forse come mai vediamo un campionato bello davanti, al vertice, e anche giù, molto equilibrato. Quindi mi piace, mi sta divertendo questo campionato, Walter. E sono proprio contento e ti ringrazio di cuore per essere stato con noi. Ti abbraccio, Nick. È stato un piacere. Ciao Walter, un saluto a tutti. Ciao Nicola. A Sanremo si è cantato, poco vicino lì, La Spezia, si è ballato questo balletto Teio e Gaic. Gaic, ricordiamolo, arriva con un prestito di 18 mesi totali. Trusio, ma qual è la formula ove mai il Benevento decidesse di riscattarlo? Allora, il Benevento ha pagato un prestito oneroso di 300.000 euro subito per questi 6 mesi, poi c'è un contratto che è estendibile di ulteriori 12 mesi nel caso in cui Gaic Ho pochi dubbi che verrà fatto prolungato gli altri 12. Almeno il 50% delle partite, cioè 9 sulle 19 che erano totali quando poi è stato fatto quel contratto, e il riscatto è fissato a 10 milioni. 9 ne deve fare? Euro. Sì. Ne ha fatte 2 per ora, giusto? Sì. Napoli e La Spezia. No, ma in quel caso
però attenzione, il Benevento se vuole il prestito già ce lo ha rinnovato anche per l'altra e per il CSKA, e qualora il Benevento non volesse, se il Benevento gli fa fare 9 partite poi sarebbe obbligato a tenerlo quei 12 mesi in più, ok, e quindi alla fine la scelta è del Benevento in ogni caso, e il Benevento vuole tenerlo anche con 3 presenze, l'eventuale riscatto fissato 10 milioni di euro. 10 milioni di euro? Andrea c'ha 21 anni, c'ha 21 anni, ha già debuttato in nazionale, 10 milioni non voglio sembrare eccessivo. In Italia chi compri con 10 milioni? Nessuno. No. Ma non solo. No, ma è l'età, quest'anno e anche l'anno prossimo. È l'età che ti fa vedere. Siccome io ho già capito che tipo di giocatore è, anche se l'hanno visto più loro sicuramente, però cioè, questo è un giocatore che ovviamente anche per caratteristiche di corporatura, che non può essere né l'Ibrahimovic o né lo Zapata che attaccano la profondità, ma se impara ad attaccare la profondità, perché mi sembra anche non lentissimo, no, come giocatore, no. Cioè mi sembra anche avere una gamba che comunque può andare nello spazio, quando avrà imparato, perché in Italia ha segnato l'Inter, cambiato il risultato, sì. Inter 1 Atalanta 0, inizio ripresa via Giornemo. Sonia, per caratteristiche era quello che mancava nel parco attaccanti al Benevento. Ma assolutamente sì, ma non solo perché dà più centimetri e più peso alla manovra offensiva, ma anche perché ha movimenti completamente diversi rispetto alla Padula, ma anche rispetto a Mancini. È chiaro che il Benevento potrà verticalizzare di più, ma ad esempio io ho notato un piccolo particolare proprio nella partita di La Spezia. Il portiere Montipò spesso in altre partite tendeva praticamente ai passaggi corti ai difensori. Ma costruzione dal basso. In quella partita ha sempre rinviato lungo. Cominciamo, lo faceva perché aveva. Non è obbligatorio. Guarda, con me sfondi una porta aperta. Cominciamo a capire che non è sfondi una porta aperta. Ma poi aveva quel punto di riferimento in avanti. Montipò lo faceva qualche volta quando c'era Dabò, che ti poteva dare qualcuno un po' più di qualcuno rischia l'eliminazione in Champions League per questo, certo, fatto qui. Qualcuno, la Juventus che prende un gol col Porto, ma allora, che ha ricordato quello del Benevento con l'Inter, però con tutto il rispetto, insomma, la Juve non è a Champions League. Non puoi permettermi. Volevo dire che personalmente voglio ancora vederlo, nel senso che secondo me è un giocatore da scoprire. E abbiamo visto ancora pochissimo secondo me di quello che è il suo potenziale e secondo me va valutato nel suo insieme e ti dico di più, però una cosa è certa: in Russia lui non si è ambientato, ma insomma i sudamericani che si ambientano in Russia non è proprio notizia, a parte lo Shakhtar. Oddio, dove c'è una colonia brasiliani c'è allo Shakhtar. Attenzione, sì, quella è una colonia, ragione, c'è sempre stata, ragione. Ma notoriamente gli argentini e i brasiliani in Russia non hanno mai, come dire, in questo caso mi viene da dire, ma meno male. Ecco, qui arriva in un paese che è affine all'Italia per tutta una serie di situazioni e circostanze, insomma sappiamo benissimo gli argentini come si ambientano, non solo in Europa ma soprattutto in Italia, perché la cultura è molto simile e tutto il resto. Io credo che qui abbia trovato il posto giusto dove poter esplodere e poter affinare ancora il potenziale, perché secondo me è un ragazzo che ha margini di crescita incredibili. Un tifoso mi chiedeva se secondo me, ecco, Gaic e la Padula possono giocare assieme. Cosa gli hai risposto? No, l'ho letto in questo momento. Di un WhatsApp. Era un messaggio. Fantastico, pensavo certo che ti avessero fermato in strada. No, l'ho letto in questo momento. E cosa gli rispondi allora? Sicuramente, ecco, dipende dal modulo, perché secondo me in un 3-5-2 possono anche giocare assieme, giocare esterno, quindi però in un albero di Natale, in un 4-3-2-1 assolutamente no. Quindi per giocare assieme è chiaro che Pippo Inzaghi deve anche cambiare modulo. Posso dire che però possono coesistere così, e la butto così, sì, con la Fiorentina avrà gli stessi problemi sulle fasce, non ci sarà De Paoli, non ci sarà Letizia, potrebbe riconfermare la difesa a 3 in quel caso, ma non credo potrebbe osare con queste due punti vogliamo assieme. Fare una ma cosa, Sonia, modulo, albero di Natale greco, no, te lo ricordi? Albero di Natale no, perché io sinceramente poi il mister Agostinelli ne saprà di più. Gaic e la Padula possono giocare insieme solo nel 3-5-2, mancano tutti gli esterni per fare 4-3-2-1, fa il 3-5-2, Gaic e la Padula 2+2 fa 4, il famoso sillogismo greco. Ma perché la Spezia è stato costretto a fare il 3-5-2 perché mancava chi? Sì, non c'aveva De Paoli e Letizia, tutti e
due gli esterni. Allora, o doveva adattare uno tra Improta e c'è Ghigo che ride, perché ride? Io sono convinto di una cosa, che in un momento di difficoltà un allenatore che gioca a 4, se vuole cercare di non perdere la partita e conservare proprio, gioca a 3. Perché è inutile che ci inventiamo, anche se non c'è gli esterni ti difendi a 5, quindi non ci sono nessun problema. Quindi ecco perché ho chiesto se era obbligato. Io ho chiesto questo. Allora, c'è da dire una cosa, attenzione, sono i momenti, c'è da dire che... Dico ride, ve lo dico. Parliamo di storia, così non può ridere, parliamo di dati. A Cagliari, in Prota, terzino destro nella linea 4. Ricordo bene. Benevento vince la partita anche a Crotone, ci sto arrivando. Terzino destro in Prota, però malissimo, e il Benevento perde. Quindi insomma c'erano due dati, uno positivo a Cagliari e quello negativo di Crotone. Non si vince col modulo. In Prota nel ruolo di terzino. Senti Chico, tu ce li vedresti, perché tra poco dopo la pubblicità cerchiamo di capire quella che potrebbero essere le scelte di Inzaghi. Ce li vedresti insieme Gajić e la Padula? Sì, sì, sì. Per me è una coppia che poi ben assortita. 3-5-2. Sì. Sì. No, ma nel 4-3-5-2, no? 3-5-2, no? 4-4-2. Vabbè, 4-4-2 non lo fa, è uno che gira intorno, l'altro che tiene palla, fa salire la squadra, è uno che fa valere il fisico. L'attacco avrebbe un maggiore peso con questi due. E ti dico, probabilmente con Gajić probabilmente rivedremmo il vero Lapadula anche in zona gol. Quando perché giocava con Donnarumma. Certo. Perché nessuno gli toglie il gran lavoro. Però Sonia, l'essenza del calcio è tu devi buttare il pallone dentro. Sì, sì. Che scelte farà Inzaghi? Come la troverà il Benevento la Fiorentina? Tutto lo scopriamo dopo un pizzico di pubblicità. Due minuti. Il salotto del lunedì, 8 gol, Inter 1 Atalanta 0, Skriniar minuto 65 in corso, poi aggiorneremo mano a mano i risultati, proiettiamoci a sabato. Ghigo, è partita importante, no? Pari punti, perché ovviamente adesso ogni partita è una finale. Certo. Paglio, ci sono punti importanti, sappiamo che è una tappa fondamentale per il nostro cammino. Quindi dopo aver penso che l'atteggiamento l'abbiamo ritrovato, la serenità l'abbiamo ritrovata, adesso sta tutto nelle nostre mani. Insomma, ci ha dato il titolo Ghigo Gori, eh? Abbiamo ritrovato ciò che doveva trovare il Benevento, la serenità e la voglia, Andrea, di non mollare di un centimetro. Ma certamente, guarda che il punto va al di là del punto stesso. Intanto comunque una levata di anche per come è maturato. Intanto una levata di due punti a una che comunque non è detto che non può essere ripresa in un discorso di salvezza, perché bella che sia, ma sta lì, quindi non è quello. Il problema è che serviva questa partita, il gol del giocatore nuovo, tante cose per portarti a una serenità con la Fiorentina, ma prima lo stavo dicendo fuori onda, queste sono quelle partite particolari in cui io lo so che il Benevento vuole vincere a tutti i costi ed è giustissimo, ma a tutti i costi non la può perdere. Ci colleghiamo con Firenze e ringrazio per essere con noi Enzo Bucchioni. Direttore, buonasera. Buonasera a voi, sempre un grande piacere. Ciao a tutti, ciao Walter. Ciao, con me in studio c'è Andrea Costinelli. Ciao Enzo. C'è il collega del mattino Luigi Trusio, Sonia Lantella, che conosci benissimo, Ghigo Gori. Senti, direttore, non se la passa benissimo sta Fiorentina. Ieri questo 3-3 è arrivato veramente proprio alla fine. La situazione è molto complicata per una squadra che non è abituata a lottare per certi obiettivi. Sai, parti per arrivare nona, decima, ottava, come aveva detto il presidente all'inizio, e ti ritrovi, ma dall'inizio della stagione, non è che gradualmente poi hai perso contatto con le tue posizioni di riferimento, no, è stata proprio una stagione cominciata male e, se possiamo dire, proseguita peggio nonostante il cambio dell'allenatore. Ora arrivi a 12 domeniche dalla fine e ti ritrovi a 26 punti con un calendario difficilissimo. Il fatto di non aver battuto ieri il Parma può diventare uno scoglio, il proseguo può diventare uno scoglio veramente molto alto, perché
In casa la Fiorentina avrà 5 partite e tutte con squadre fortissime. Le prime 5 della classifica, tolto l'Inter, le altre che si batteranno per lo scudetto, per la Champions League, con una qualità e anche obiettivi superiori. Quindi è un momento di estrema delicatezza, che, dal quale la società non sa neanche come uscire, perché si è pensato a far ritornare Iachini, l'idea è stata bocciata, si va avanti con Prandelli, l'unità all'interno dello spogliatoio. Però non funziona nulla, una squadra che non sa di grande serenità, mi sembra di capire. Andrea, tu dicevi, occhio, non deve mai prevalere la voglia di vincere a tutti i costi, no, allora, esponendoti a dei rischi. Queste sono quelle partite che ci vuole una grande intelligenza, che non vuol dire non voler vincere la partita, no? Però si arriva a una fase del campionato dove oramai un terzo è andato e due terzi sono andati, che i punti valgono veramente doppio. Soprattutto, vedi, quando uno va a vedere il calendario della Fiorentina non può dire, pensare che la Fiorentina non partecipi alla zona retrocessione. Quindi oggi la Fiorentina è, come anche lo Spezia, il Benevento, nella lotta per la retrocessione. Quindi attenzione, che sono le partite vitali queste. Sono queste le partite che fanno la differenza. In che modo? Se la vinci ha fatto la differenza totale per te e la devi cercare di vincere. Ma attenzione, perché sono le partite, ovviamente non c'è il fattore campo, capisci? Perché se fosse un Benevento Fiorentina con lo stadio pieno, tifosi, è tutt'altra partita. Tutt'altra partita, ma in questo modo bisogna avere grande intelligenza. Ma tra l'altro anche aggiungere che il Benevento quest'anno in casa ha vinto solo 2 partite e che le cose migliori le ha fatte vedere in trasferta. Dove ne ha vinte 4. Il cammino del Benevento sarà l'opposto di quello della Fiorentina, perché il Benevento invece avrà tutte le sfide con le big in trasferta e al Vigorito gli scontri. Rivediamo il calendario del Benevento. Vincere, però io sono d'accordo con il mister, assolutamente una partita da non perdere prima di tutto, però voglio dire che vincerla alla luce proprio di questi prossimi scontri diretti che saranno tutti al Ciro Vigorito, sai, potrebbe dare quella spinta in più. Infatti, perché non il ce Benevento lo dimentichiamo, cercherà fatto, di fare così, no, ma perché che bisogna usare il fatto un po' che il Benevento, il cammino del Benevento, ma il fatto che il cammino del Benevento nel girone di andata sia stato più positivo in trasferta, alla luce di quelli che saranno gli scontri diretti in casa, deve trovare. Però Sonia sai perché magari Andrea cioè la voglia di vincerla innanzitutto non la devi perdere. Prossimo turno il Torino ospita l'Inter, il Cagliari ospita la Juve, lo Spezia va a Bergamo con l'Atalanta e comunque la Fiorentina però viene al Vigorito. Io che non perderla significa prima di tutto non fare fesserie, nel senso di non partire subito a mille, non registrare prima di tutto bene l'assetto difensivo. Però alla luce dell'arrivo di una squadra comunque in difficoltà, di una squadra che da quello che ho capito arriva a mettere, diciamo, in discussione Prandelli, anche Prandelli, è evidente che in questo momento la Fiorentina arriva peggio rispetto al Benevento, che comunque, attenzione, ha avuto grandissime difficoltà e non le ha potute archiviare con una sola prestazione e con un solo punto ottenuto contro lo Spezia, ma ha comunque delle certezze, che sono comunque l'allenatore, la totale fiducia all'allenatore, una squadra ritrovata, due calciatori che hanno ritrovato il sereno, come hanno voluto dire sui social. Ed è evidente che occhio a non fare fesserie, ma una spinta in più per provarla addirittura a vincere. Beh, non c'è dubbio, ma non c'è proprio dubbio. Ma quello lo farà. Io ho sentito il direttore Foggia. Hai sentito il direttore Foggia? In un'intervista, e gli ho chiesto, ecco, come si batte la Fiorentina e soprattutto ci sarà un Benevento che deve usare in più. Lui ha detto: per battere la Fiorentina servirà il vero Benevento. E per vero Benevento intendeva, credo, il Benevento di qualche mese fa, non quello delle scorse settimane. D'altronde non vince dal 6 gennaio. E poi ha aggiunto anche un'altra cosa, che secondo me è un dato molto importante, che stasera non abbiamo ancora sottolineato: servirà anche un po' più di fiducia attorno a questa squadra. E condivido. Servirà anche un po' più di entusiasmo attorno a questa squadra, perché purtroppo vedo tanta gente che si deprime. In effetti il ragionamento ci sta. Perché? Perché se tu ricordi bene, anche in questa sede, quando eravamo decimi, io stesso feci una considerazione, ma la facemmo poi un po' tutti, che il Benevento era andato già ben oltre Il proprio potenziale. No, che il giorno di ritorno iniziava un altro campionato. Eravamo andati già ben oltre il proprio potenziale e che bisognava restare coi piedi per terra. Certo, l'abbiamo sempre detto. Chi si deprime oggi tra i tifosi
E chi si è esaltato allora? No, e chi pensava che potesse andare in Europa League? Pensava che potesse addirittura andare in Europa League? Un girone fa, eravamo qui, parlavamo di equilibrio. Mi ricordo benissimo. Proprio questo riferimento. Dobbiamo essere equilibrati. Attenzione, perché arriveranno i momenti... Dico, era subito dopo il KO, con lo Spezia interno, subito prima della trasferta a Firenze. E infatti Foggia ha fatto i complimenti, ancora una volta, alla Curva Sud per quel comunicato stampa, che ha dato modo di far capire qual è il senso. Ecco, la Curva Sud ha capito il momento, le difficoltà, è che questo è il momento per stare vicini alla squadra, Bucchioni, supportarla e sostenerla. D'altronde, se si guarda la classifica, il Benevento è in linea col suo campionato, è la Fiorentina, è il Cagliari, è il Torino che sono in una situazione drammatica, è il Parma che è messo malissimo, non certo il Benevento. No, assolutamente, ma guarda, Benevento, Spezia hanno fatto un campionato straordinario, va detto, per le possibilità che hanno, per l'organico che c'è, con tutto rispetto, vieni dalla Serie B, paghi lo scotto, gli altri anni abbiamo visto che fine hanno fatto rapidamente, molte delle squadre che sono arrivate dalla Serie B in Serie A non ci hanno saputo stare, erano in difficoltà dal punto di vista dell'organizzazione. Pippo è stato bravissimo, l'abbiamo detto mille volte, a dare una personalità a questa squadra che ci ha creduto, crede nel lavoro che fa. È ovvio che le difficoltà sarebbero arrivate, è inevitabile che sarebbero arrivate. A un certo punto la categoria ti presenta il conto, ci sono squadre molto più forti, l'organizzazione non ti basta, i momenti di calo fisico li devi mettere in preventivo. Ecco, quindi il Benevento, cosa vuol dire fare il Benevento con la Fiorentina? È giocare una gara intelligente, perché la Fiorentina, tanto Pippo lo sa benissimo, non è che stiamo a svelare, la Fiorentina gioca meglio quando ha una squadra davanti che la fa giocare, quando trova degli spazi. Ha giocato meglio con la Roma mercoledì che non ieri contro il Parma, perché il Parma si è chiuso, la Roma ti ha fatto giocare. E quindi il Benevento deve fare una partita così, chiudere gli spazi, stare compatto, aspettare il momento di qualche errore, qualcosa per ripartire in grande velocità. Il modo per mettere in difficoltà la Fiorentina è questo. Facciamo una sorta di fotografia preventiva della partita. Il Fanta Inzaghi, adesso cominciamo a svelare quelle che potrebbero essere le scelte. Sei curioso, Andrea, di sapere se Gaic noi lo abbiamo previsto in formazione? Ma io sono sicuro di sì. Vediamo, allora, la difesa a tre, ma Sonia Lantella ce l'aveva preannunciato, non ci sono gli esterni. E allora si ipotizza una difesa a tre, Glick, Caldirola, Barba. Perché non Tuia, Sonia? Io credo più Tuia, Glick e Barba, a meno che non torna a Caldirola. Bisognerà sicuramente capire le condizioni di Tuia, però sinceramente Inzaghi nel post gara di La Spezia ha detto che è uscito per crampi. E sai, fosse così, insomma, tutta la vita Tuia, è chiaro, i crampi insomma non è che possono compromettere il suo utilizzo. Poi quando è chiaro che così, di solito lui mette Barba in mezzo. No, non l'ha fatto con lo Spezia. No, con lo Spezia non ha messo Barba. Quando gioca con Caldirola. Quando gioca con Caldirola, mette Caldirola largo a sinistra e Barba centrale. Lui lo ha fatto a San Siro contro la Juve, ma soltanto per le caratteristiche dei nerazzurri, perché Barba è più veloce, per questo lo ha messo perlomeno la in zona Lukaku, in zona Lukaku. Bravissimo, vi porto un po' quelle che sono state le spiegazioni. Con Tuia chiaramente Glick centrale, Glick al centro, Tuia a destra e Barba a sinistra, come lo abbiamo visto nella sfida con la Spezia, quindi con lo Spezia. Quindi se Tuia dovesse star bene, assolutamente no. Teio in prota confermatissimi? Non Caldirola. Teio in prota confermatissimi sugli esterni, Sonia? Io penso che, dico una cosa, prego. Io penso che possa fare il ragionamento che ha potuto fare anche a San Siro con Lukaku, cioè il fatto, non gli è andata benissimo ma per altre ragioni, e cioè il fatto che un giocatore come Vlahovic abbia bisogno di qualcuno, ecco, che lo debba seguire quando è in uscita, perché Vlahovic è uno che va molto incontro al pallone e fa un po' il gioco attaccante alla Lukaku, di movimento, che fa spazio semmai per le mezze punte e per gli inserimenti dei centrocampisti. Quindi anche in questo caso, secondo me, i tre dietro, la posizione, ecco, anche io sono convinto come Sonia che potrebbe giocare Tuia se sta bene, e saranno i tre della settimana scorsa. Tuia, Glick, Barba. Sì, Tuia, però, Glick, Barba. Però la posizione, ecco, dipenderà secondo me anche dall'avversario. Torna a Schiattarella. Da quello che vedo mi sembra che prediliga sì andare incontro ma anche attaccare lo spazio, perché ha una grossa gamba e oltretutto portarsi sul suo sinistro, quindi la parte pericolosa per frenare questo giocatore, che per me
come si dice, gran bella attaccante, tanta roba, è sul, sul centrodestra, quindi dove in questo momento avete posizionato Glick, da quella parte a lui piace andare nello spazio per andare a calciare col suo sinistro. Sonia, torna a Schiattarella, ovviamente sì, ma, l'abbiamo previsto, sai, titolare. C'è anche l'incognita, chiaramente, perché in questa formazione non c'è Ioniza e per quanto ultimamente... non sia molto benissimo, in Inzaghi forma, non l'ha mai tolto. Però Inzaghi sì, non prescinde da questo calciatore. Solo una volta Ioniza quando era squalificato. È tornato ad essere il calciatore delle prime partite, quello che aspettavamo ancora. Poi, devo essere onesta, è stato uno dei migliori nella... Assolutamente, c'è stata una fase, la fase centrale era cresciuto però tanto. Ora nelle ultime 2-3 partite ha avuto un calo vistoso e anche alla Spezia non ha fatto benissimo e col Verona peggio che andare di notte. Però scusate, Inzaghi si fida prego tanto. Prego Bucchioni, che poi voglio sentire Gori su una cosa. Prego direttore. È un dubbio sulla difesa 3 perché la Fiorentina gioca con una punta sola, Vlahovic, e quindi magari regali poi uno stopper che non ti serve, un difensore Enzo, torna Ribéry, noi l'abbiamo messo, in formazione, ovviamente non c'è Castrovilli nella nostra formazione, abbiamo ipotizzato Amrabat, Pulgar. Enzo, Amrabat mi sa che non ce la fa. No? Non credo. Prego, Agostinelli per Bucchioni. Ti volevo dire che il discorso tuo è assolutamente giusto, ma me lo ricordo un 15 anni fa, quando si diceva che tre difensori con una punta erano eccessivi, ovviamente, ma adesso gli allenatori, se giocano con la difesa 3, oramai chi giocano con due punte centrali? Quasi nessuno. Giocano con tutti questi centrocampisti una punta centrale che si inserisce, quindi che cosa succede? Che tre difensori nelle loro zone aspettano questi centrocampisti con il vizio del gol che si buttano e fanno come fossero una seconda punta e basta. In effetti una volta era così, Enzo, davvero? Sì, no, questo è logico dal punto di vista tattico, però la Fiorentina, Ribéry ad esempio, la punta non la fa proprio più, viene a fare il centrocampista, quindi magari il raddoppio sull'attaccante ce l'hai, rischi che poi ti esca uno dei centrali per andare a fare quel lavoro che dicevi tu e poi venga superato da un Castrovilli che si mette, che va negli spazi senza palla. Quindi non lo so se come gioca la Fiorentina può essere la sette. Però. No? Castrovilli no, giusto, non viene a Benevento. No, Castrovilli ha ricominciato oggi a allenarsi e quindi sperano di recuperarlo per sabato. Torna a Ribéry. Recuperarlo? Noi abbiamo messo Bonaventura con Amrabat e Pulgar. Nei tre, hai notizie oggi di Amrabat? Stranamente ha fatto una conferenza stampa il medico della società e ha detto queste cose: puntiamo a recuperare Castrovilli, Amrabat dovrebbe essere solo una botta alla schiena, quindi Amrabat dovrebbe farcelo, però questo lo sapremo durante la settimana, è appena lunedì, però il medico si è esposto un po', ecco, oggi. Poi Ribéry era soltanto squalificato, come sapete, certo, quindi ci sarà l'alternativa, sarà Ghigò, che campione Ribéry, è un bel giocatore. Sbagliato la giornata per essere squalificato. Sì, magari meglio avercelo col Parma e squalificato a Benevento. E insomma, ave Cesare, perché poi il Benevento aveva tenuto a battesimo l'esonero di Prandelli e adesso Cesare viene... L'esonero, che avevo detto? Esonero. No! Anche perché sono talmente amico, ho detto davvero l'esonero, è un lapsus, speriamo non freddiamo, che voglio talmente bene a Cesare. Sì, l'esordio. Sì, sembrava il nuovo... tipo sconfitta della Fiorentina in casa col Benevento e sonero di Prandelli. No, beh, insomma, no. Beh, sarebbe un po' sarebbe proprio il destino, no? Perché voglio dire, lui è arrivato col Benevento. Ah, cioè, stai pensando la prima e l'ultima tutta col Benevento. Ma se perde a Benevento è facile. Questo è registrato, Questo è registrato, non si cancella più. No, che vuoi cancellare? No, ma dico, ma se perde a Benevento ci sta che lo manda. In caso di sconfitta verrebbe esonerato, a tuo avviso, Bucchioni, Cesare? Walter, perché nell'aria c'è anche questa ipotesi, perché l'hai pensate e cercate di fare tutte. Ho capito, se fai cambia ancora Enzo, però hai già cambiato Iachini, ricambia ancora? Ma guarda Walter, questa squadra è incredibile per le qualità tecniche che ha, perché una squadra oggettivamente basta leggere i nomi, e non riesce a reagire, e non ha reagito né con Prandelli, se possibile ha peggiorato, la media punti di Prandelli è peggiore di quella di Iachini. Per questo stanno pensando, a proposito di reazione, a uno come Gattuso, proprio per questo stanno già pensando a Gattuso. Questo per l'anno prossimo, ma tutte le situazioni sono state assolutamente bloccate, perché l'allarme è veramente rosso a Firenze, perché ti dico, le 5 in casa sono 5 big, l'ho detto
prima, fuori hai degli scontri diretti come questo di sabato prossimo, poi dovrei andare a Genova, vai a Verona con Juric che è arrabbiatissimo con la Fiorentina, era già pronto per andare a Firenze l'ultimo giorno, gli hanno detto guarda che teniamo gli acchini, tutte le volte se senti Juric dice qualcosa contro la Fiorentina, quindi vai lì e ti aspettano. Hai un calendario veramente con una squadra, mentre il Benevento, lo Spezia sanno qual è la loro missione dall'inizio della stagione, che sono focalizzati a fare quello, la Fiorentina è assolutamente impreparata. Non so se avete visto le ultime partite, ma quella di ieri è stata veramente imbarazzante. Riesce ad andare in vantaggio, non tieni neanche il vantaggio in casa tua contro una squadra che è praticamente retrocessa. Il Parma, anche dal punto di vista, veri, ha una povertà anche tecnica, una squadra purtroppo per loro. Niente, sei riuscito a farti recuperare, sei andato sotto, hai pareggiato per un autogol all'ultimo secondo. Quindi è una squadra... Guarda quello che dice Bucchioni sul calendario, cioè le big ce le ha tutte al Franchi, gli scontri diretti fuori. Guardiamo il calendario del Benevento. Guardiamo il calendario del Benevento, parte le 2 di marzo Torino-Fiorentina, Fiorentina e poi a Torino con la Juve. Fiorentina, Parma, Sassuolo, Cagliari e Crotone. Voglio dire, Andrea, tu li hai vissuti i campionati, no? Al di là della Fiorentina. Parma, Sassuolo e Udinese ad aprile al Vigorito. Cagliari e Crotone al Vigorito. La più alta in classifica è il Sassuolo. Guarda, la più alta in classifica che arriva allora, è il Sassuolo. Quando devi raggiungere a Torino col Torino. Quando devi raggiungere un obiettivo per qualsiasi squadra, questo è quello che penso io, avere gli scontri diretti in casa è un vantaggio. È un vantaggio. Poi dopo le puoi perdere tutte, ma è un vantaggio. No, quindi, è importante perché Bucchioni diceva della Fiorentina, ma attenzione perché lo stesso calendario della Fiorentina ce l'ha il Torino. Il Torino gioca con tutte le big in casa e tutti gli scontri diretti fuori, tranne il match finale col Benevento. Sai, l'unica cosa che si può dire è che appunto non essendoci il pubblico un po' si annulla questa cosa, perché il Benevento nel girone di andata, che aveva tutti gli scontri diretti fuori, ha fatto moltissimi. Sì, Sonia, però un conto quindi è giocare Benevento-Inter. Faccio un esempio, io vi dico una cosa, vi dico Cagliari-Benevento. Il Benevento perdeva sotto di un gol, è riuscito a vincere la partita. Sarebbe stata la stessa cosa col pubblico. No, Sonia, ma io parlo di un'altra cosa però. Se tu in casa hai solo partite con la Juve, l'Inter, il Milan, la Roma e l'Atalanta, ci può stare che tu... Fuori casa. Cosa ti impedisce di farlo fuori casa non essendoci il pubblico? Quello sto dicendo no, io. No, non te lo impedisce, però tu sai che c'hai 5... Ma io lo dico alla luce di quello che è stato il cammino del Benevento nel girone di andata. Non c'è dubbio. Attenzione, io sto dicendo, il Benevento nel girone di andata aveva le big in casa e ha pareggiato con la Juve in casa e ha pareggiato con la Lazio in casa e ha vinto col Sonia, girone d'andata, Sonia, girone d'andata, è un altro la Juve che non porta Ronaldo a Benevento, sono altre cose. Fuori casa, se la Juve deve andare a giocare col Torino il girone di ritorno, cioè, se la gioca alla morte, partita per partita. Sì, secondo me devi pensare più a come ci arriva. Enzo, volevi aggiungere qualcosa prima di salutarti? Che stavi dicendo, direttore? Volevo aggiungere che comunque il Benevento ha squadre che quando incontrerà, secondo me, avranno pochi obiettivi, e questa è una fortuna, perché l'Udinese avrà raggiunto il suo obiettivo, quasi certamente sì, il Sassuolo, mi sembra fuori ormai dalla zona Europa League, quindi è vero, giocano bene, però questo è un vantaggio notevole, perché mentre invece la Fiorentina, ripeto, avrà le 5, oltre a essere forti, sono tutte in corsa per un posto in Champions, e questo è anche un altro dei fattori da tenere in considerazione. Che squadra vai a incontrare nel momento, perché poi avvicinandosi alla fine le motivazioni di molte scemano, no? E allora le tue sono fortissime e questo può fare la differenza. Poi alcune delle big potrebbero anche essere già state eliminate dalle coppe per e giunta, quindi avere solo il campionato per giunta su cui puntare. Ancora peggio. Direttore, noi ti ringraziamo tanto perché oramai sei un abituale, sei di casa a 8 Channel. Poi io sono la tua promessa, eh. Appena riaprono le regioni ti aspetto. Certo. Aspetto. Grazie, Enzo. Ti abbraccio forte, grazie. Grazie. Ciao, ciao, ciao. No, Ghigo, ciao, ma vi ha ridato anche entusiasmo quel pari di certo, di Sam. No, eh? Certo. Sì, sì, sì. Sonia testimone, c'era un po', si era tornato un po' a sorridere, sì, 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 sì. Era tornato un po' il sorriso. Diciamo che il charter in partenza non era certo due stati d'animo diversi, sì,
Sì, due stati d'animo diversi. Ho controllato, magari c'è un altro volo. Va bene, ci fermiamo. Ultimo pit stop, l'Inter è avanti. 1-0 gol di Skriniar. Ci fermiamo, pizzico di pubblicità. Pubblicità. Rientriamo per il gran finale. A proposito di gran finale, finita Inter-Atalanta. Vince l'Inter che va nuovamente a più 6. Sul Milan decide Skriniar, questa la classifica, 62 i punti per l'Inter, Milan 56, la Juve a 52, una gara da recuperare. In coda zona Benevento, il Benevento è a 26, Cagliari a 22, il Torino è a 20, il Torino deve recuperare il match con il Sassuolo e con il Cagliari. Andrea, proprio un flash a proposito di Inter. È chiaro che avendo la settimana tipo più 6 sul Milan, mi sembra che Conte stia facendo un lavoro eccezionale. Ho paura che sia stata la partita decisiva per lo scudetto. Forse era lo snodo scudetto quello che stessi. Penso che sia la partita decisiva per lo scudetto. L'Inter non Conte poi quando è lì è in vantaggio non molla più, anzi raddoppia. Beh, quindi in Coppa, credo che sia la partita decisiva per il campionato. Poi è lunga perché mancano 12 partite. Sonia, iniziativa editoriale, l'abbiamo ricordato anche lunedì, con 8 pagine, il Roma, la scoperta del Sannio. Sì, sì, l'abbiamo anche detto lunedì, è un viaggio nella provincia, proprio perché ci sono tantissime belle realtà da scoprire, ma soprattutto ecco da rilanciare, perché insomma veramente c'è una bellissima storia. Questa volta i due direttori, Pierluigi Melillo e Federico Festa, hanno fatto visita a un paese tra l'altro non molto lontano da Benevento, San Giorgio del Sannio, che ha una bella storia, veramente angoli effettivamente insomma che meritano, ed è stato un bel viaggio. Ho avuto anche modo, al di là insomma, di leggere, ma anche di vivere il lavoro con loro, ed effettivamente insomma sono rimasti piacevolmente colpiti. Noi la conosciamo già questa storia, però è giusto secondo me, è una bellissima iniziativa. Che la conoscano anche gli altri. Sì, sì, è una bellissima iniziativa voluta fortemente dal direttore, proprio perché è giusto insomma rilanciare anche in un periodo non facile queste bellissime realtà. Allora, la scoperta del Sannio, non la perdete. Noi siamo arrivati alla fine. Sabato ovviamente dopo Benevento Fiorentina c'è Offside, da non perdere, con Sonia Lantella al fischio finale. Noi ci troveremo lunedì, ringrazio per essere tornato a trovarci Ghigo Gori, caro Ghigo. Grazie Walter, grazie a te. Grazie a te. C'è sempre lui, no? Quando bisogna. Prima della Fiorentina. Ah, tu dici? Beh, insomma. Nei momenti di difficoltà, e i leader, questo fa capire i leader sono l'importanza leader. Di Ghigo Gori all'interno dello spogliatoio. Grazie, e quanto è importante avere persone con carisma, con personalità all'interno dello spogliatoio. Alle volte noi ci soffermiamo semplicemente sul campo, no? Guardiamo quelle che sono le trame, ma in realtà ci sono dei giochi molto più importanti anche al di fuori, all'interno di uno spogliatoio. E Ghigo Gori è un po' il simbolo, ma non solo perché c'ha carisma, ma perché riesce ad infondere quella tranquillità necessaria poi per affrontare gare difficili come quella contro lo Spezia, ma soprattutto quello a che verrà con la Fiorentina. E i leader sono leader. È la bandiera. Sì, ma non esistono più le bandiere. No, è anche un ottimo portiere. È una bandiera. Prima di tutto credo che conti quello, oltretutto. E dobbiamo dire una cosa, noi dobbiamo anche sperare una cosa quest'anno, che ci salviamo almeno con una giornata di anticipo. Speriamo. Perché lo vuoi vedere in Serie A? No, perché gli manca solo la presenza in Serie A per coronare una carriera straordinaria. Come giusto. Lui ha fatto presenze in tutte le categorie, ne ha centinaia tra B e C, manca la presenza in A, e quella sarebbe, credo, la degna chiusura di una carriera. Fatemi vedere il calendario. Qual è l'ultima al Vigorito? Col Crotone? No, è al Vigorito. Sì. Se deve debuttare col Crotone, al Vigorito, mamma mia, per coronare il sogno. Io ho quell'obiettivo. Io avrei quell'obiettivo. Quello è l'obiettivo. Perché quella squadra perché tanto mi ha tolto. Si apre tanto e si chiude il cerchio. Esatto. Perché con Ghigo in porta, il Benevento in quella famosa finale contro il Crotone per aveva due B. risultati su tre per quella famosa Serie B, che era diventata veramente un tormento, e alla fine ci fu un risultato nefasto, l'unico possibile, la sconfitta.
per un terzino, per un difensore centrale nel ruolo di terzino, per un adattato che sbagliò la diagonale. Appuntamento lunedì, Sonia, appuntamento sabato. Appuntamento Sonia sabato. Lantella, ciao. Grazie, Sonia. Grazie Offside. Walter, una buonanotte a tutti. Grazie per e ancora buona festa alle donne, a te e a tutte le donne. Grazie a Luigi Trusio, grazie, il mattino. Grazie a voi. E grazie per essere venuto Andrea Agostinelli. Walter, grazie. Grazie mister. A tutti voi amici di 8 Channel per averci seguito, vi ricordo ancora una volta sabato fischio finale per evento Fiorentina Offside, lunedì torna 8 gol. Grazie a tutti, buonanotte.